Concluso il Carnevale 2013 di Sesto Fiorentino con le premiazioni alla Villa Gerini dei concorsi per la vetrina più bella tra i commercianti del centro e per la pizza pinocchiesca più buona tra i circoli Arci. L'occasione di venire qui a Villa Gerini è anche importante sotto certi aspetti storico-culturali, in quanto storicamente il campo dei miracoli è il campo che si trova davanti proprio alla villa, cioè esattamente dove il giardiniere dei marchesi Gerini, ed era anche stato già giardiniere dei Malevolti del Benino, trovò, dice, tre corbelli di monete. Non si sa se poi fossero d'oro, se fossero zecchini, non è rimasta traccia di questo, se non che a Sesto Fiorentino parlavano di questo trovato tesoro trovato da Zoppi, che non si era arricchito perché l'aveva portato subito al proprietario, quindi del podere e della villa. E quindi è importante perché bene o male questa è l'unica vera villa di Pinocchio. Ecco, io due riflessioni che vorrei fare io sono due, casomai. Intanto i coinvolgimenti, mi pare siamo al terzo anno del fatto che si sia riscoperto il Carnevale a Sesto e mi sembra che, questa realtà, questo evento si sia andato nel corso degli anni, sia andato a prendere sempre più importanza. A me interessa in particolare la questione del coinvolgimento. Diceva prima Alessandro il coinvolgimento dei circoli Arci e mi sembra estremamente importante. Abbiamo visto come la Prologo si è calata in questa realtà. Ecco, io sono particolarmente lieto però che ci sia una parte di mondo che è una parte importante della nostra economia che è protagonista e questo fino dall'anno scorso e quest'anno mi pare proprio si sia raggiunto il momento proprio. Il culmine mai, ecco, perché io l'anno prossimo mi auguro che sia ancora più importante. E mi riferisco a quella parte importante della nostra realtà economica, che è il mondo del commercio. Vinto il premio per la vetrina più bella ex aequo Labrador Traslochi e Ornella Gioielli che si sono imposti su Merceria Giachetti e Temporari. Tra i circoli invece l'ha spuntata la Casa del Popolo di Padule per un'incollatura sul circolo Rinascita, seguiti dal circolo La Costituzione e dalla Casa del Popolo di Quinto Alto.